Adesso arriva il latte. Sì, il latte. Prima il latte, poi il bubù, va bene? Ok. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi andremo ad aprire il calendario con questa piccola assistente di Glanza. È un 24 giorni off beauty treats advent calendar. Sì, arriva subito. Adesso facciamo cambio io e Pia. Mettiamo di qui. Io mi metto qui e Gabriele ci passa il latte per Pia. Ecco. Ok, allora possiamo iniziare ad aprire il nostro calendario. Partiamo dalla prima casella e così almeno vediamo quello che c'è dentro. Allora, iniziamo dalla 1. Va bene, bisogna sfasciarlo praticamente. Nella 1 troviamo un elastico. Aspettate che vado al calendario. Fatto così, di questo azzurrino. Molto molto carino. E niente, per legare i capelli, visto che adesso le bambine hanno i capelli lunghi, è bello. Poi vediamo nella 2 che è qui sotto. Allora, è un ombretto perché c'è scritto Eye Shadow e quindi è un ombretto molto carino di questo color nude. Ah, mi sono pure fatta male. Ecco così. Spero che lo vediate bene. Sì. Adesso passiamo alla casellina numero 3. Un pennellino, vabbè, per mettere gli ombretti, comunque se ci sono gli ombretti in qualche modo bisognerebbe metterli questi ombretti, quindi. Cioè, questo pennellino fatto così. Poi passiamo al numero 4, che è qui. Ci sono delle mollettine rosse per i capelli, fatte così come quelle, diciamo, di una volta. Semplici per tenere su appunto i capelli ribelli che magari sono più corti e non vogliono stare nelle code, così. Vabbè. Poi numero 5 è qua. E cosa sono queste cose? Sono le palline. Ah, sono per le unghie. Non le posso aprire, sono delle palline per le unghie, fatte così. E non credo che gliele darò. Un disegno non tiene. Grazie. Dopo, tieni i fazzoletti, adesso i fazzoletti. Guarda, c'è il procione. Eh sì. Adesso passiamo a 6. Patata. Che è qui sotto. È un lip balm. Color rosso.
eccolo qui, è molto carino per le bambine, comunque va bene, nel senso che si vogliono truccare così, non ve lo swatch perché è per le bambine, quindi non mi sembra il caso, poi si rovina. Deve essere una sorpresa del calendario dell'avvento, più che altro per Sabrina, no, per Giada, perché Sabrina gli abbiamo regalato per il suo compleanno la Trousse. Quindi questi qua saranno per il calendario dell'avvento di Sabrina. Comunque, eravamo al 6, adesso andiamo al 7 che è qui. Non c'è, ma non c'è niente, no. Ci sono, tipo questi qua sono per Giada sicuramente. Sono dei adesivi da mettere sulle unghie, dorati, a fiorellino, molto molto carini. Sì? Vuoi aprirne una tu? Apri qui. Qui, che qui, no, questa è già aperta, qui. Vediamo nella 8 cosa c'è, ce la apre l'assistente, dai, così, tira, dai, tira forte, dai. Cosa hai trovato, Pia? Pia ha trovato, che non te la posso dare, e non la posso nemmeno aprire, sono dei glitter per le unghie, sempre. Luce, avvicinalo ancora un po'. No, non si, ecco, si vede, ora si vede. Ok, perché c'è la lucciolina. E questo qui sono appunto dei glitter per le unghie, che anche questi qua per esempio andranno per Giada, ma ho paura a darglieli. Ho paura di quello che può succedere dopo. Adesso apriamo la 9, che è in alto. E c'è una cosa utile, un temperino. Le matite degli occhi. Sì, per le matite degli occhi. Poi andiamo alla 10, la vuole aprire sempre la nostra assistente qui. Tira. Tira forte. Più forte, brava! E abbiamo trovato uno di questi elastici di nuova generazione. Io personalmente non li uso. Vabbè, a parte il fatto che adesso non ho capelli, quindi. Però non. Anche se li avessi non li userei questi qua. Poi me lo dai un attimo, Pia? Va bene, apri tu, apri tu. Va bene, va bene. Scusami. Ah, ok, va. Siamo adesso alla 11. No, non puoi aprire quella. Non puoi aprire quella lì. Non trovo la 11. Ah, qui. Qui, guarda. Apri qui. Dai, tira qua. Tira forte, forte, più forte. No, tu devi tirare, non prendere. Tira. Tira, dai. Dai, tira. Cosa c'è qui? Cosa abbiamo trovato? Ma che carino. Guarda, è piccolo come Pia. Guarda. Allora, nell'11 abbiamo trovato questo, una mini size. Perché sono 1,5 ml di lip gloss, ma considerato che tanto lo devo dare alle bambine, secondo me va benissimo. Infatti questo qua appunto penso lo darò a Giada. È un lip gloss molto molto carino, anche questo qua non lo apro, non ve lo swatcho, sempre per il solito motivo che deve andare poi nel calendario dell'avvento delle bambine, mi dispiace aprirlo. La cosa che mi piace molto è che su tutte le cose che sono, cioè tipo queste, così, sopra le confezioni, sopra i pack c'è proprio il nome di Glamza, e quindi è molto molto carino. Pia cerca di rimettere le cose dentro.
Guardate. Però devi stare seduta bene indietro, vieni, così. Ok. Adesso apriamo invece il 12, che è qui sotto, ed è un pennellino minuscolo, per quello che dicevo che va bene per le salute, che va bene per le bambine, perché guardate com'è questo pennellino, cioè è minuscolissimo, va bene per Pia a momenti. E serve, non so, penso per, non so, per mettere che cosa. Poi passiamo al 13, è qui un'altra scuolata, e questo qui sono le strisce, se non sbaglio, per le unghie, per fare le strisce sulle unghie quando metti lo smalto. Questa qui è già una cosa un po' più particolare. Non credo che le bambine cioè, le usano, nel senso, questa cosa qui in particolare, che qua, ah sì, la fanno vedere, non è molto da bambine, ma vabbè. 13, adesso andiamo alla 14. Che è qui. Il pack di tutto il calendario è molto molto bello, così bianco con le stelline, questa grossa stella in centro, è veramente molto molto carino. Comunque nel 14 troviamo un altro, sarà un altro, sì, è un altro lip balm. Ecco, per esempio questi qui farò uno e uno, penso. Perché così almeno non litigano. Infatti spero di trovare un altro lip gloss, così almeno le sistemavo tutte e due. Questo qui è veramente molto bello. Anche questo qui ha dei toni un po' più rosati, mi sembra a me. Ma non è che sono una grandissima esperta io, eh. Comunque è molto molto bello. Va bene, andiamo al 15, che si trova qui in alto. Eccolo con me, guarda. Qui abbiamo trovato invece una lima per unghie. Anche questa secondo me è molto carina, perché come vedete ha la scritta Glam da sopra. Ed è... Cosa c'è? Devi metterlo dentro, te, mettilo dentro. Ed è bianca con le stelline oro, proprio come il calendario. Che bello. Che bello. Ne vuoi un altro? Guarda, un altro. Che belli. Oh, è qui. Allora. Nella casellina 16 troviamo questi cosi qua, che sono per metterci le dita quando si mette lo smalto, per tenerle larghe, per non macchiare altre dita, eccetera, eccetera. Vabbè, in realtà non c'era scritto che era da bambine, quindi cioè, sono io che poi adatterò le cose in base alle mie bambine perché le vadano bene, insomma. Alla 17, molto piccolina, e troviamo un altro di questi elastici di nuova generazione. Potevano anche ridarne, di metterne due. 18, è lunga. Vediamo cosa c'è. Una matita, un eyeliner. Anche questo qui, apprezzatissimo per quanto mi riguarda, perché ha la scritta Glanza qui ed è nera. Molto molto carina, cioè una matita nera poi. Molto bella comunque, è una matita nera. Questa qui sicuramente sarà per Sabrina, perché già è ancora troppo piccola. Poi, 19.
troviamo questo ombretto scuro però sui toni del grigio marrone. Aspetta, adesso te lo do. Fatto così. Adesso ve lo apro, così magari lo vedete senza i riflessi. Così. Molto molto carino, un po' scuro per le bambine. Questo abbiamo e questo ti. Poi andiamo alla 20, che è qui. Alla 20 troviamo di nuovo dei adesivi per le unghie fatti a cerniera, così, anche questi qui saranno per Giada, ma sulle unghie di Giada non ci stanno, cioè, ma neanche sulle unghie mie ci stanno, capito? Perché sono troppo grossi. Boh, vabbè. Adesso siamo agli ultimi giorni prima di Natale. Abbiamo il 21, scusa, grazie, che è qua sotto. Ah, questo qui mi serve a me. È un bastoncino spingi cuticole di plastica rosa e bianco, vabbè, questo lo vedete, molto molto carino. E niente, nel disegno c'erano i bastoncini. Poi 22, adesso vedrete che li trovo io. Appunto, che senso ha mettere quello di plastica e poi mettere quelli di legno? Non ha senso. Cioè, non ha senso mettere quello di plastica e poi quello di legno. Ok, che è un calendario molto low cost, l'ho pagato poco su Amazon, però lei già messo di plastica, non lo mette neanche in legno. Comunque, 23. Allora, la 23 mi sconfinfera. Perché è qui ed è grande, molto di più della 24, quindi andiamo a vedere che cosa troveremo il 23 di dicembre. Sinceramente speravo in una palette. Vabbè, invece ci sono gli adesivi da mettere sopra le unghie, fatti così. A me non piacciono tanto, però potrebbero essere carini invece dello smalto. E infine siamo, sì, adesso te la do. Siamo al 24. Oh, bello! A forma di cuoricino abbiamo un lip balm rosso. Sì, tentano per cadere niente. È così, vedete, a forma di cuoricino è molto carino. Adesso levo, vi faccio vedere, guardate com'è bello. A forma di cuoricino, così rosso. Il 24 direi che è proprio giusto per Natale. Questo è tutto quello che abbiamo trovato nel calendario. Devo dire che ho apprezzato molto la scritta sopra al pack delle varie cosine. Ci sono delle cose che personalmente non avrei, ecco, gradito tanto dentro il calendario, tipo i bastoncini di legno dopo che ne hanno messo uno in plastica e le strisce per fare le righe sulle unghie, ma tutto sommato diciamo che va bene, essendo molto low cost. Che spero che il video vi sia piaciuto.
Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale, ricordatevi di attivare la campanellina per non perdere nessun video che caricheremo. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 1, 2, 3!